Ciao ragazze, torno con una video richiesta. Qualcuno mi ha chiesto di farvi vedere come stendere i colori pastello, quelli che di solito maggiormente ci danno più problemi nello stendere perché sono quelli un po' più. Allora, qui c'è un rosa confetto e qua c'è un giallo. Allora, io per stendere questi colori qui pastello ne prendo una quantità generosa, vi faccio vedere, deposito la pallina, vi facciamo finta di dover fare il contorno, perché altrimenti se lo stendete tirandolo è un po' dura. E poi da qua non sfiora neanche il tip sotto. Quando vedo che si sta tirando un po' troppo, ne aggiungo ancora un pochino e poi faccio delle pennellate molto molto sottili, cioè molto delicate, non sottili, ho sbagliato il termine. Dovete sistemare un pochino. Qui le tip hanno tutte il bordino, quindi adesso mettiamo dentro. Vi faccio vedere anche il bianco, che stendere il monocolore bianco è sempre molto difficile. Allora, io sono riuscita a trovare questo che è l'Ultra White della Trebosi e vi dico che fare monocolore bianco adesso è diventato non semplice di più. È proprio bello bianco oltretutto. Si stende anche quello in un attimo. Quindi questo è il monocolore giallo chiaro. Faccio vedere il bianco. È più morbido rispetto a quello giallo. Anche qui ne prendo una quantità un po' generosa, io faccio tutto il contorno bene, qui lo faccio in modo approssimativo perché dobbiamo, e poi sempre con la stessa tecnica, che può essere che l'abbia inventata io, magari si fa realmente così, però io mi trovo bene. Stando proprio leggeri leggeri si riesce tranquillamente a coprire, se vedete che c'è qualche ombreggiatura appena appena, ma qua io ne vedo adesso lui piano piano si sistema. In 30 secondi ho fatto un monocolore bianco. Adesso proviamo con rosa. Quindi questo, se vi interessa, sia come bianco da fare sopra la struttura alla fine, come frange sopra, ed è questo l'ultra white, che non fa bollicine, non fa niente, che il problema dei gel super pigmentati è proprio quello, se ne mette di più poi ci sono bollicine ovunque. Ma questo, anche se l'ho steso con un po' più di spessore, diciamo, è rimasto perfetto. Anche queste zone qua dove c'erano quei due pallini che io avevo sistemato così, lui si è in lampada, si è autolivellato ed è rimasto perfetto. Nonostante non abbia dispersione, perché questo non ha dispersione, non è successo niente, né bollicine né niente, perché altrimenti è sempre un disastro e bisogna perdere un sacco di tempo. Direi che non è il caso. Passiamo al rosa. Questo è un rosa chiaro, chiaro, chiaro anche lui.
Ecco, quando si fanno questi monocolori qua, magari o tendete a fare una struttura un po' più bassa, perché purtroppo per riuscire a stenderli in modo che non abbiano le fantomatiche strisciate, bisogna metterne un pochino di più. Ecco, io poi lo tiro piano piano senza riuscire a fare quelle brutte pennellate, che sono le cose più odiose sui monocolori così chiari pastello. Ecco, dovete provare un po', perché anch'io all'inizio ho fatto fatica, eh. Quando ho comprato questo rosa, io l'ho tirato bello bello e poi qualcuno mi ha poi insegnato come si faceva ad fare il monocolore con questi pastello. Ci vuole un attimino di attenzione in più. Io poi lo vedo e sistemo dove mi sembra che eccoci, mettiamo in lampada. E questo è quanto. Come poter stendere i fantomatici colori pastello. Quindi ne prelevate una pallina e poi strisciando, sì, smaltando in modo sottile, in modo leggero leggero, riuscite a uniformare la superficie. Vediamo adesso un attimo come sono venuti tutti e tre, ma io direi che ci siamo. Quindi questo sono i tre colori un po' più ostici da stendere: giallo, bianco e rosa. Niente, vi aspetto al prossimo video e buon lavoro a tutti. Ciao!